Allora, Michele Pierguidi, atto finale della 10ª edizione del torneo Tommasino Vacciotti. Io credo che non ti saresti aspettato 10 anni fa di costruire, perché questo è il termine giusto, qualcosa di così ambizioso, di così bello, perché oggi c'è veramente tante persone, ancora di più dell'anno scorso. Sì, è stata un'edizione bellissima, il campo all'aperto ci ha aiutato molto, abbiamo tenuto più persone alla Suncat, più persone hanno vissuto da dentro la nostra festa, però è bello anche andare alla PVM dove andiamo sempre, alla Polisportiva Le 10 e all'Africo, e ringrazio che hanno dato il loro campo, hanno messo il loro campo a disposizione per questi 3 giorni. Non me lo sarei aspettato, non è vero, perché quando si fanno le cose per una cosa così bella poi vengono sempre bene. L'anno prossimo vogliamo farlo più grande, vogliamo fare a 48 squadre. Allora, qui accanto a me c'è Paolo Bacciotti, ci dici un po' chi è Paolo Bacciotti come persona, cioè, o meglio, lo sanno tutti chi è Paolo Bacciotti, però lo si vede anche in questo tipo di situazioni, che tipo di situazione, che tipo di pubblico può muovere un'associazione che fa così tanto bene in città ma un po' per tutta Italia. Sì, lo fa per tutta Italia, perché quello che fanno loro è soprattutto per le persone che non abitano a Firenze, al Maier vengono da tutta Italia, quindi è una fondazione fantastica. Sono stato al suo ristorante con Simone Berti, giocatore di Biella, e quando ha scoperto che lui era il babbo di Tommasino, della fondazione Tommasino Bacciotti, avendo a Biella un bambino ospite delle sue case di accoglienza, si è alzato in piedi come se fosse una personalità com'è, perché aveva saputo da questa famiglia di Biella tutto il bene che questa fondazione Tommasino Bacciotti ha fatto. È un grande onore per me fare questo, per tutti noi, perché Marco Ciani, Tommaso Romoli, tutto lo staff della Suncat, abbiamo avuto 50 volontari, la cucina, il bar, le mamme che vendono le magliette per la fondazione Tommasino Bacciotti. Per noi è un grande piacere essere un granellino di sabbia in questa cosa che fa così tanto del bene. Paolo è uno che, insieme a Barbara, hanno saputo trasformare una tragedia, perché quando ti muore un bambino non esiste nemmeno la parola in italiano, hanno saputo trasformare una tragedia in una cosa che aiuta quelli che hanno avuto la loro sfortuna, per fargli vivere un po' meglio quello che hanno subito loro. Quindi, che dire, è una cosa grandissima, fantastica, per noi è un grande piacere essere una piccola parte di aiuto.